Bentrovati amici agricoltori a questa prima puntata di Agriinforma del 2020. Ricominciamo carichissimi come sempre e prima di dare là appunto a questa stagione di Agriinforma 2020 è giusto fare un breve passo indietro per così fare un excursus attraverso quella che è l'innovazione dell'azienda Battini Agri, un'innovazione che ormai dura da diversi anni. Presidente Battini, voi siete sempre così carichi e in cerca di novità. Sì, è vero Agnese, siamo sempre in cerca di novità. Quando abbiamo lanciato qualche anno fa questo progetto di informazione, l'avevamo lanciato perché credevamo fortemente che l'informare il mondo della meccanizzazione agricola italiana avrebbe portato dei risultati. I risultati sono arrivati, ovviamente non solo per quello che abbiamo fatto noi, ma in un contesto di cambiamento generale dell'agricoltura italiana, quello che abbiamo fatto riteniamo sia stato molto importante e abbia iniziato a mettere basi serie su come oggi si debba fare agricoltura. È ovvio che non dobbiamo mai fermarci, dobbiamo innovarci, questo è il nostro spirito e questo è il nostro focus. Abbiamo voluto preparare un pacchetto nuovo di informazione, ovviamente non tralasciando quello che è la base, quindi le nostre puntate, ma abbiamo voluto lanciare un qualcosa nel primo trimestre di veramente molto interessante ed innovativo, molto più ricco di informazione e di macchine, e quindi credo che questo possa portare ulteriore vantaggio a questo nostro progetto partito qualche anno fa. Ecco perché siamo partiti così nel 2011 guardando al terreno, quindi cercando di informare gli amici agricoltori su quale fossero appunto le tecniche migliori per una maggiore produzione, perché sempre di più ci richiedono cibo, ci richiedono precisione, ci richiedono rispetto dell'ambiente, e quindi è giusto informare, perché purtroppo in Italia non c'è così tanta informazione su questo ambito. No, non c'è in generale sulle attrezzature, non c'è in generale sulle tecniche agronomiche, non c'è in generale su quanto sostentamento abbiamo dalla Comunità Europea. Siamo adesso alla vigilia dell'implementazione della nuova PAC, prima doveva essere quest'anno, esatto. 2020, poi il 2021, adesso si parla addirittura di 2022, mi auguro che questo non sia vero e che si possa anticipare diciamo la partenza di questo progetto importante. Però una cosa è certa, che la parola smart è una base, un pilastro importantissimo per i nuovi sostentamenti, e quindi se parliamo di smart parliamo di agricoltura intelligente, di agricoltura innovativa, e se parliamo di agricoltura intelligente ed innovativa parliamo di minima, parliamo di precision farming, parliamo di tutte queste tecniche importantissime per avere un ritorno serio ed importante degli investimenti. Ovvio che dobbiamo seguire una logica per fare tante innovazioni in termini di macchine. Dobbiamo farlo anche in termini di comunicazione, come ci siamo detti, e dobbiamo riuscire ad entrare nel maggior numero di case possibili, dobbiamo riuscire a far capire quanto è importante l'agricoltura oggi nel nostro vivere. Come hai detto tu, dobbiamo sostenere l'incremento della popolazione, ne parliamo in tutti i convegni, quindi questa è una cosa importante, lo dobbiamo fare utilizzando tecnologie innovative. Solo così che riusciamo a ottenere dal numero di campi che noi abbiamo il massimo del massimo, quindi le mappe, tutto quello che ci siamo detti in questi 4-5 anni, ma soprattutto negli ultimi due. Esatto, poi hai parlato di innovazione, quindi il vostro claim è innovation is an attitude. C'è stata questa anche rebranding dell'azienda, nuovi acquisti per così mostrarsi al pubblico, e tutto questo perché? Perché crediamo che l'informazione sia la base di tutto. Noi abbiamo visto che gli agricoltori purtroppo non sono a conoscenza di tutto quello che hanno a disposizione. Lo ribadiamo ormai da tempo, ma questa è una strategica base su cui noi dobbiamo lavorare. Gli investimenti che abbiamo fatto, come hai detto tu, da poco in nuovi stabili partono basandosi su questo presupposto. Nascerà una showroom di un certo tipo, nasceranno dei progetti di meeting di un certo tipo, dove gli agricoltori potranno iscriversi direttamente online, quindi ad ogni riunione sarà dedicato un argomento particolare. Ci sarà veramente un progetto nuovo che partirà nel giro di un annetto, quindi già alla fine del 2020, molto molto importante. Tutto questo serve, convinto al 100%, per avere un agricoltore preparato, e poi insomma chi la dura la vince, e poi chi è più preparato vince, poi chi ha le macchine più performanti vince. Ci siamo in tanti, ma è giusto che ognuno dica la sua su questo mercato. È giusto insomma anche informare gli amici agricoltori, e è giusto che anche qui ci sia questo fulcro
di informazione, cioè che sia davvero un punto di riferimento. Sì, noi abbiamo visto tanti diversi modi di approcciarci al pubblico. Abbiamo capito che anche in agricoltura serve un qualcosa legato a quello che stanno già facendo in altri settori. Quindi il progetto parte per la prima volta, perché vogliamo sempre essere i primi in questo, in un modo diverso, con argomenti particolari e con macchine particolari, ma soprattutto anche con ospiti particolari. E allora accogliamo con grande piacere questo importante ospite. Posso entrare? Certo che puoi entrare. Ciao, come stai? Ciao capo. Allora, quindi diamo il benvenuto in trasmissione a Giorgio Mastrota. Grazie per essere qua con noi. Buongiorno a tutti voi. Allora, devo dire che io sono rimasto affascinato e mi ero perso fra le macchine, tutti sapete che insomma che qui è pieno di macchine agricole, giusto? Macchine agricole. Oppure attrezzature, ormai come vuoi, Giorgio. Mi sono già informato un po', che sono veramente insomma pazzesche e affascinanti, quindi il luogo, il tuo luogo di lavoro, il tuo posto, il tuo cuore, devo dire che è veramente fa impressione, molto bello, quindi grazie a voi per avermi invitato. Grazie per essere qua con noi, ma ci raccontavi che anche nella tua storia passata c'è un po' di agricoltore, no? Il papà. Allora no, la realtà è questa, io sono realmente un neofito, io sono nato a Milano, quindi sono un cittadino, però mia mamma è veneziana, mio papà è calabrese di Civita, un paese nel nord della Calabria, nel Parco del Pollino. Io ho sempre sentito fin da piccoli i suoi racconti con tutti i suoi fratelli, con i nonni che avevano questo campo, questo di ulivi che coltivavano e poi coltivavano altre cose, perché insomma noi non ce la dobbiamo raccontare, noi italiani abbiamo nel sangue la terra, anche se siamo nati in grandi città, discendiamo tutti da famiglie che hanno coltivato se non un piccolo orto, un grande orto, ma molto spesso dei grandi terreni. E ultimamente ho riacquistato una piccola casa nel paese, appunto Civita, dove è nato mio papà, e ho fatto amicizia con un grande agricoltore che ha 9.000 piante di ulivi e che è un agronomo, fra l'altro. E quindi proprio il mese scorso sono andato lì e abbiamo visto che stavano cominciando a raccogliere le olive e mi sono riavvicinato a questi terreni anche che erano di mio padre, che adesso sono passati di mano in mano col tempo. E quindi questo attaccamento comunque alla terra ce l'ho anch'io, come ce l'abbiamo tutti, quindi non ce l'hai solo tu che insomma che fai parte di questa terra con queste tue macchine meravigliose, o anche te che sei ormai una grande esperta, però tutti noi, no, sentiamo questo richiamo non della foresta ma proprio dell'agricoltura che c'è in noi italiani, quindi insomma sono qua perché mi avete invitato, però questa cosa non è un caso forse. No, anche perché noi cerchiamo sempre di così capire i prodotti che mangiamo da dove derivano, anche perché ne parlavamo prima con Sandro, è proprio la comunità europea che ci chiede di avere più rispetto per il nostro terreno, quindi è bello che anche te insomma ti stia interessando di queste tematiche importanti che poi riguardano il nostro futuro. Poi ne parlavamo, ci siamo già visti a cena qualche volta, anche a pranzo, e abbiamo parlato proprio di questo, cioè del fatto che ci sono anche tante trasmissioni di cucina che parlano del prodotto finito, che parlano a questa la qualità, però mai si va ad approfondire, e invece questo voi lo fate ed è molto interessante, cioè come viene, cioè non è che basta che il seme sia buono, ci vuole il contadino, l'agricoltore, e deve farlo con degli attrezzi che siano all'altezza per poter produrre questa meraviglia che noi mangiamo oppure che noi beviamo. Quindi è per questo che è molto interessante, che credo che sia un discorso che vada sviluppato come voi fate sempre di più. Giorgio, qual è stata la tua prima impressione insomma quando sei entrato qua? Wow, è vero, perché qui, come dicevo prima, queste macchine agricole sono fantastiche, quindi veramente insomma uno non si immagina che un'azienda possa offrirti tutto questo, un'azienda di macchine agricole, quindi sei veramente sorpreso, è veramente bello. Però
parliamo noi, ma io volevo sapere, tu sei contento che sia qua? No, però sai, poi è lui che è qui, Battini è lui, non è che qui noi non c'entriamo poco. Ma direi che sono, direi molto contento, anche perché Giorgio, ti devo dire una cosa, associo un aneddoto che mi è capitato, che è quello che mi hanno definito in questi 4-5 anni di trasmissioni televisive, Giorgio Mastrotta del Macchina Agricola. Vabbè, quindi allora, non poteva non venirmi allora un'idea. Ti dico una cosa, siccome qualcuno mi ha spifferato questa, io mi sono vestito quasi come te. Ti nascondo che io di solito porto gli occhiali e ho messo le lenti per differenziarmi un po'. Fra l'altro occhiali rotto come i tuoi. Ah, addirittura. E se non mi fossi fatto la barba e la pelata completa stamattina saremmo uguali. Quindi va bene. Bene, questo... spero di essere all'altezza, ma comunque i messaggi e i contenuti della nostra trasmissione credo lo siano stati per tutti questi 4-5 anni, credo che con lui riusciremo ad enfatizzare ancora di più le qualità e le innovazioni che ci sono nelle nostre macchine e, come ha detto Giorgio, risottolineiamo il fatto che abbiamo bisogno di sottolineare quanto sia importante il Made in Italy, quanto sia importante coltivare, quanto sia importante farlo con macchine altamente tecnologiche. Ci manca solo vederti sul trattore, Giorgio. Eh beh, ma visto che inizieremo a lavorare insieme, presto si va anche sul trattore. Vale. Bravissimo. Bene, allora io ringrazio Sandro Battini per essere stato qua con noi. Grazie a voi. E amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di Agriinforma, perché saremo in Fiera Verona e ci sarai anche tu, Giorgio, vero? Eh beh, certo, allora per l'occasione lascerò perdere il trattore, mi sono informato, vengo sul TF Profi. Bravissimo. Grande. Sì, a Verona, Ale, tutti a Verona. Tutti a Verona, allora vi aspettiamo con un fantastico stand, sempre per informarvi e sempre per parlarvi dell'agricoltura del futuro. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata con Giorgio Mastrotta di Agriinforma. Grazie.